Ha preso il via qualche giorno fa in un terreno confiscato alla mafia a Montesara tra Cattolica e Ribera la piantumazione di ben 17.000 viti. L'iniziativa è della cooperativa Libera Armonia di Poggioreale, guidata dalla presidente Rosalia Nuccio, che nella stessa zona, in un altro appezzamento, già da diversi anni coltiva anche grani siciliani. A seguire il progetto che sarà sviluppato su 5 ettari di terreno è l'agronomo Angelo Moscarelli. Ci troviamo in contrada Montesara, in agro di Ribera, in prossimità di Cattolica Eraclea. È un terreno confiscato di proprietà del comune di Ribera che è stato assegnato alla cooperativa Libera Armonia di Poggioreale. Ebbene, dopo aver estirpato degli alberi di noce che erano completamente disseccati, l'anno scorso abbiamo coltivato del grano duro che è stato trasformato in pasta alimentare a lenta essiccazione e ci approssimiamo oggi alla piantumazione di circa 17.000 piante di vite, tra cui 3 ettari di nero d'avola e 2 ettari di grillo. Piante sono innestate e provengono dal vivaio Rocedi. Oggi siamo qui a impiantare meccanicamente queste barbatelle nella speranza che possa piovere e far sopravvivere quantomeno queste barbatelle che stiamo per impiantare. L'obiettivo della cooperativa è la produzione trasformata sia di grano duro in pasta alimentare a lenta essiccazione, sia la produzione di vino a Docchi Sicilia o IGP Terre Siciliane. I fabbricati andranno valorizzati e ristrutturati per fini produttivi, occupazionali, agrituristici e praticamente faremo una cantina aziendale per la trasformazione dell'uva in vino. La cooperativa non ha queste forze economiche per poter approntare con risorse proprie questi lavori di ristrutturazione dei fabbricati e ci apprestiamo a partecipare a qualche bando pubblico per poter avere dei finanziamenti adeguati.